Buonasera a tutte e a tutti, benvenuti. Siamo su Radio Femminile Plurale. Cosa sarà? Questo pomeriggio io e Laura intervisteremo un senatore di casa di Laura. Stasera giochiamo a casa sua, vero Laura? È il vostro senatore Dario Parrini, classe 73. Di tutta la sua biografia mi piace ricordare che è stato il sindaco di Vinci, cittadina bellissima che a me piace spesso andare a visitare. Attualmente è il presidente della Commissione Affari Costituzionali. Senatore Dario Parrini, buonasera e benvenuto. Ciao Dario, Buonasera, ciao. Ben arrivato anche a Radio Femminile Plurale, perché abbiamo scoperto che è il tuo battesimo e quindi... Eh sì, è la prima volta, è un grande piacere. Grazie anche per noi, anche per noi. Dario, abbiamo pensato a te, oltre naturalmente alla vicinanza che lega a me e te, ma non solo territoriale, perché so che te sei attivo e vicino a tutti quelli che ne hanno bisogno. Per raccontarci un po' cos'è successo questa settimana, mercoledì di questa settimana, quando purtroppo il Senato è stato affossata la legge, il disegno di legge Zan, così ecco, è il mantra, è stato affossato quel disegno di legge. Ma cosa è successo? Cioè, te che l'hai vissuta in prima persona, ci puoi raccontare, soprattutto, prima di tutto dal punto di vista tecnico, perché anche sapere che cos'è la tagliola, cosa comporta, fa bene saperlo, e poi anche raccontarci, anche condividere con noi le emozioni che hai provato, la rabbia, non lo so, ecco, ci piaceva avere con te un racconto di quella giornata. Beh, mercoledì sono successe cose che hanno suscitato non solo in me, ma direi in tantissimi italiani, una profonda amarezza, una grande rabbia, e cose anche vergognose, perché ci sono state una ventina di persone, 16, 17 secondo i calcoli più accreditati, che hanno fatto nel voto una cosa diversa da quella che avevano annunciato. E poi ce ne sono stati quasi 140 che hanno esultato in maniera sguaiata per l'affondamento di una legge che puntava ad equiparare l'Italia agli altri paesi europei e quindi a far essere il nostro paese un po' più civile nella difesa delle vittime che subiscono l'omofobia, la transfobia. Questo è quello che è successo sul piano politico, su cui credo poi torneremo. Sul piano tecnico, mercoledì il provvedimento doveva proseguire il suo cammino in aula, dopo mesi e mesi di stazionamento in commissione, dove il centrodestra ha fatto di tutto perché ci fosse un ostruzionismo accanito e perché il provvedimento venisse nel suo tragitto parlamentare rallentato. E come prevede il regolamento, gli oppositori di un provvedimento possono mettere in votazione una richiesta di non passaggio agli articoli, così si chiama. Nel gergo giornalistico è stata chiamata tagliola. Perché tagliola? Perché se quando un provvedimento sbarca in aula, in arrivo dalla commissione, viene sottoposto a una richiesta di non passaggio agli articoli e questa richiesta viene approvata, il cammino del provvedimento si arresta e per 6 mesi quel provvedimento non può essere messo in calendario né in aula né in commissione, non può esistere. Per questo, trovandoci a un anno e mezzo dalla fine della legislatura, diciamo che e abbiamo detto in quel momento che votare a favore della richiesta di non passaggio agli articoli significava votare per la morte del DDL Zan e per far perdere all'Italia un'occasione di modernizzazione civile e di difesa di soggetti deboli davvero irripetibile. Si è scatenata, allora, che gli oppositori di un provvedimento abbiano il diritto di mettere in votazione questa richiesta è fuori discussione, il regolamento dà questa possibilità e questa possibilità è intangibile.
Si è scatenata una controversia anche tra me, come Presidente della Commissione Affari Costituzionali e membro della Giunta per il Regolamento del Senato e la Presidente del Senato Casellati, su una questione che è stata decisiva, e cioè io avevo avuto sentore che la Presidente era orientata ad interpretare l'articolo 113,4 bis del regolamento del Senato nel senso di concedere su quel voto lo scrutinio segreto. C'erano degli elementi che potevano indurre la Presidente in quella direzione, ce n'erano però altri, secondo me, di più, che dovevano indurla in una direzione opposta. Lei aveva un margine di discrezionalità politica entro il quale muoversi e ha fatto una scelta politica di concedere il voto segreto, secondo me rivelando anche la propria origine politica che ha come tutti noi, insomma, era di una parte prima di diventare la Presidente del Senato. Io non voglio dire che la Presidente abbia commesso una forzatura, però ha commesso un errore, a mio avviso. Io perché ho ritenuto di combattere perché non venisse messo lo scrutinio segreto su quel voto. È primo perché è evidente che lo scrutinio segreto, che è nato per proteggere la libertà e l'indipendenza dei parlamentari, si è sempre più trasformato in una, Un in lancio uno di strumento, coltelli. ecco, in uno strumento di protezione degli agguati invece che della libertà dei parlamentari. In quel caso non mi sembrava ci fossero gli elementi tecnici per concederlo, e cerco di spiegarmi molto rapidamente. Grazie. Io credo che si potesse concedere il voto segreto su singoli emendamenti che probabilmente avrebbero comportato gli stessi rischi di snaturamento del provvedimento che abbiamo visto, ma non su un voto che riguardava il provvedimento nel suo complesso, e il voto di non passaggio agli articoli riguardava il provvedimento nel suo complesso, e nel provvedimento nel suo complesso le materie per cui si può chiedere il voto segreto, che sono quelle coperte dagli articoli da 13 a 32 della Costituzione, a me e a molti altri non parevano essere prevalenti. Da qui un mio comunicato per fare un appello alla Casellati a decidere secondo equità e giustizia. Lei si è molto risentita, mi ha replicato in aula, però ormai la scelta sua era presa. C'è stato il voto segreto, noi. Io posso dire i conti così che avevano in mano gli esperti d'aula, quelli che tengono la contabilità delle presenze, delle Infatti, assenze. quando è che avete avuto la No, noi sensazione o la avevamo, certezza che non no, sarebbe andato certezze, cioè, avevamo mai? paura, ma Ecco. certezze no. Noi avevamo un calcolo di voti a nostro favore sul provvedimento di 148 e sulla base dei presenti, e pensavamo che ce ne fossero contrari 137. Quindi, per i nostri conti, che derivavano da quello che le forze politiche avevano Avevano dichiarato, dichiarato, certo, quindi. noi avevamo 11 voti di vantaggio, uno scarto molto contenuto, Ma in però. Senato ci siamo abituati. Però quello era il nostro conto. Siccome invece è finita 154 a 131, vuol dire che 17 voti si sono spostati, se il nostro conto era esatto, da una parte all'altra, e quindi sono stati 17 voti dati contrari all'orientamento espresso. Ora io credo che quando c'è lo scrutinio segreto, mettersi alla ricerca di chi sono i francotiratori lascia Sono sempre il tempo d'accordo. che trova, perché non lo sapremo mai. Però diciamo che il giudizio politico che si può dare è un giudizio politico molto pesante, secondo me, sia sul centrodestra che anche di fronte alle ultime aperture di Letta, una mediazione di cui si è incaricato Zan, in realtà ha dimostrato di non voler fare nessuna mediazione, avanzando richieste che significavano semplicemente la distorsione del provvedimento, il suo capovolgimento, non erano accettabili. Sia un giudizio pesante merita il comportamento di Italia Viva, perché fin dai mesi scorsi, per ragioni che io non ho compreso, Italia Viva ha offerto sponde retoriche,
e anche di altro tipo alla lotta del centrodestra contro il DDL Zan, che a mio avviso, anche per come Italia Viva aveva votato alla Camera su quel Altro anche dopo il provvedimento, lavoro della ministra Bonetti, cioè quindi esatto, anche una partecipazione costruttiva al percorso. non sono state posizioni comprensibili, perché dire se non facciamo un accordo il provvedimento non passa, quando la possibilità per il provvedimento di passare o non passare dipende dalla tua aderenza a quello che dichiari, perché questo dicono i numeri. Insomma, non è un argomento molto. Devo Ti ritrovi in quello che ha detto la tua capogruppo, ho letto dire. Molto, sì. un'intervista della Malpezzi in cui diceva in fondo Italia Viva ha cominciato a indebolire questo provvedimento da mesi, al di là di chi, e sono d'accordo con te, di non cadere nella trappola di chi erano e chi non sono i conti, però Ognuno di noi resta, ha i suoi sospetti, però i sospetti, sai, infatti. nella. Poi dopo noi essere passati dai famosi 101, oramai non ci troviamo più nemmeno. Diciamo questo, guarda, mi sbilancio contraddicendomi un po'. Mentre la contabilità e la composizione dei 101, anche su quella io ho le mie idee, le tengo per me ovviamente, perché sennò parteciperei al giochino della caccia al fantasma. Era però oggettivamente difficile, primo perché erano da determinare, primo perché erano tanti, poi perché erano di varia provenienza. In questo caso i numeri dei franchi tiratori sono così bassi che insomma è abbastanza facile farsi un'idea, però lasciamo stare, insomma. Quello che conta purtroppo è che il provvedimento non è passato e adesso bisogna pensare a come continuare questa battaglia e a passare una legge di civiltà come quella che permette di combattere rispetto ad oggi la omofobia e la transfobia. Certo. Senatore Parrini, caro Dario, allora, le scene che abbiamo visto, vado con l'ultima domanda perché dobbiamo chiudere. Le scene che abbiamo visto, quelle che han portato ad esultare tutta la destra, tutte le destre, tutte le persone, senza entrare nel merito poi di questi numeri che sono cambiati all'ultimo momento. Loro hanno esultato anche in maniera molto sguaiata, sono sempre scene che si apprezzano poco viste alla televisione in qualsiasi momento. Loro da una parte, noi dall'altra, a me quasi venivano le lacrime agli occhi, ti dico la verità, Dario, perché sui territori poi alla fine facciamo un lavoro costante, militanti, di ascolto, di vicinanza ai ragazzi che subiscono tutti i giorni discriminazioni. Come lo si vive lì dentro, da senatore, nonché Ma da militante, perché non voglio levarvi niente, sì, però. no, ma lo si vive come i cittadini là fuori, cioè con vergogna per loro, anche se sono comportati in quel modo, e con rabbia per non essere riusciti a raggiungere un obiettivo. In Senato è tutto molto difficile, voglio essere onesto, perché lo abbiamo visto con la fine del governo Conte 2. Il centro-sinistra, nel senso di maggioranza a sostegno del Conte 2, è una maggioranza risicatissima dell'Aula, anche se tutti fanno quello che dicono. Basta che qualcuno non faccia quello che dice, che quella maggioranza si dissolve. Quindi portare avanti con un'opposizione frontale col centrodestra i provvedimenti è oggettivamente complicato. Dire una cosa diversa sarebbe una bugia. E quindi teoricamente ricercare accordi con l'altra parte per garantire l'approvazione dei provvedimenti è una cosa corretta quando i numeri sono quelli. Però ci sono delle leggi su cui non si possono fare sconti e mediazioni oltre un certo limite, pena il loro snaturamento. Questa era una di quelle leggi, e vedere quella esultanza come se avesse fatto gol la nazionale
per aver affondato la possibilità per l'Italia di avere una legge decente a protezione di persone che subiscono odio, aggressioni e discriminazioni, davvero ha provocato in molti di noi un brivido di raccapriccio, ecco. Io poi questo ho provato. Una legge che è già sentita dalle persone, dai giovani. Ma è una legge, guarda, cioè, se noi andiamo a rivedere quello che accadde in Parlamento nel 1970, se non sbaglio, insomma, no, adesso non ricordo l'anno esatto della Baslini Fortuna, o nel 78 quando fu quella sul divorzio, o nel 78 quando fu approvata la legge sull'aborto, che poi furono la prima confermata dal referendum del 74, la seconda dal referendum dell'81. E vediamo le scene che accaddero in Parlamento su quelle due leggi di civiltà che oggi ricordiamo come tali. Un Parlamento diviso, una maggioranza di governo anche in quel caso spaccata in due, con la Democrazia Cristiana sul divorzio da una parte e tutti gli altri partiti dell'allora centrosinistra, socialisti, liberali, repubblicani e socialdemocratici dall'altra, la DC sola insieme ai Missini, una atmosfera arroventata nel paese. Poi si andò a votare e il no all'abrogazione della legge sul divorzio vinse 60-40, e così più o meno accadde sull'aborto, forse con numeri un po' inferiori, ma con una larga maggioranza di favorevoli alla modernizzazione. E anche oggi, se ci fosse stata l'approvazione del DDL Zan e la Lega, come aveva promesso, avesse chiesto il referendum abrogativo, ora fantastico, sarebbero per capirci, la forbice sarebbe stata quella. Io credo che sarebbe finita, ma più largamente che col divorzio. Cioè nel paese io percepisco 70-30 a favore di una migliore protezione dell'omofobia. Quindi il Parlamento, che per colpa del centrodestra e di altri ascari del centrodestra e stampelle del centrodestra, che si trasforma in una, che si allontana così tanto dal sentire comune dei cittadini, scredita anche se stesso. Questo è fuori discussione. E telegraficamente, infatti, no, la stessa domanda, Laura, siamo veramente in sintonia. Telegraficamente, quanto tempo ci vorrà adesso per riappropriarsi di una nuova proposta di legge? La dico così: allora, tecnicamente ci vogliono 6 mesi. Cioè non può essere iscritto all'ordine del giorno per 6 mesi. Però come hai detto tu, ci sono tempi tecnici del governo, quindi? No, ci sono i tempi tecnici relativi al fatto che la legislatura ha come termine marzo 2023, quindi tempo ce n'è poco. Teoricamente c'è il tempo, però con questi numeri è difficile che nel 2023 ci siano atteggiamenti diversi da quelli che ci sono stati questa volta. Io penso che dobbiamo portare la battaglia nel paese e farne una occasione di mobilitazione. E guardate, la garanzia più forte, lasciatemi concludere con questa battuta, per far passare una legge come la legge Zan è alle prossime elezioni dare tanta forza a chi difende i diritti civili e non a chi li contrasta. Quella è la garanzia. Noi l'abbiamo visto l'altra volta. La legge sulle unioni civili, fatemi fare questa digressione, ai tempi del governo Renzi fu approvata con una decisione molto forte del governo di mettere la fiducia sul provvedimento dopo che si era fatto il compromesso sulle stepchild adoption. Ma in quel caso il Parlamento vedeva alla Camera una larga maggioranza del centrosinistra, il PD era maggioranza quasi da solo in quel momento, e al Senato non avevamo la maggioranza da soli, ma ci arrivavamo vicini e furono sufficienti un paio di accordi per avere un margine di tranquillità. Ciò nonostante avevamo un governo politico, non tecnico, con una maggioranza non trasversale ma di una certa parte, che tollerò la posizione del voto di fiducia, che fu determinante, perché altrimenti sarebbe stato il Vietnam anche sulle unioni civili. Oggi queste condizioni oggettivamente non ci sono. Ci sono i numeri che vi ho detto, un governo che ha una maggioranza trasversale e quindi la fiducia sul provvedimento non la può mettere, è tutto rimandato al braccio di ferro parlamentare. Bisogna che dal paese si sappia far crescere una spinta forte, perché su questi temi non si può abbassare l'attenzione.
E noi quindi cogliamo l'occasione sulla scia di ciò che hai detto, di fare un invito a tutti e a tutti, intanto ad essere presenti in quelle tantissime piazze che in questi giorni stanno dicendo, stanno facendo vedere quello che sta, che ha detto adesso il senatore Parrini, che nella società civile le persone, i giovani, le donne sono più avanti di quel Parlamento e possono essere loro trascinatori. Il Partito Democratico, ci auguriamo, come lo sarà la conferenza donne, deve essere al fianco di queste, di questo movimento. Dobbiamo essere noi a dare proposte e parola, e quindi, come dire, non ci arrendiamo. La frase che in questi giorni, la prima che mi è venuta, ci ritroveremo e ci riusciremo. Grazie, non c'è dubbio. Grazie. Grazie Dario. Grazie, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao a tutti. Buon ascolto a tutte. Ciao.